Il paradiso, puntate dal 24 al 28 aprile, Marco potrebbe le bugie di Gemma sul figlio. L'appuntamento con le nuove puntate del Paradiso delle Signore 7 previste dal 24 al 28 aprile 2023 in prima visione assoluta su Rai 1. Potrebbe riservare diversi colpi di scena nelle vicende di Gemma. La ragazza, infatti, sta continuando a mentire a tutti sulla sua gravidanza e sul bambino che porta in grembo. Nel corso delle prossime settimane, con l'avvicinarsi delle puntate finali di questa settima stagione, la verità potrebbe venire prepotentemente a galla. Anche se le anticipazioni non danno ancora dettagli certi, è possibile avanzare delle ipotesi. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore 7 rivelano che Gemma si ritroverà a mentire al suo ex Marco circa la gravidanza e sul vero padre del bambino. La Venere del grande magazzino milanese farà credere al giornalista che quel bambino è figlio di Roberto Landi, ma a quanto pare non è così. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il padre del bambino di Gemma potrebbe essere proprio Marco. Dato che i due hanno vissuto un momento di grande passione insieme, che li ha portati a riavvicinarsi di nuovo dopo che lui aveva annunciato la fine della sua relazione con Stefania. Ebbene, nel corso delle prossime nuove puntate del Paradiso delle Signore in programma dal 24 al 28 aprile 2023, Marco potrebbe scoprire come stanno le cose e quindi arrivare alla verità dei fatti sulla gravidanza di Gemma. Il sospetto, quindi, è che il ragazzo possa scoprire come sono andate realmente le cose. La figlia di Veronica, quindi, potrebbe essere smascherata e messa con le spalle al muro. La verità sul bambino potrebbe essere uno degli eventi centrali di questo attesissimo finale della settima stagione, che sarà in onda fino al 5 maggio in prima visione assoluta su Rai 1. Inoltre, al centro delle prossime nuove puntate del Paradiso delle Signore fino al 28 aprile, ci sarà spazio anche per la scelta di Maria. La giovane e promettente stilista ha ricevuto un importante e prestigioso incarico lavorativo da parte di Vittorio, che intende promuoverla all'interno del team di lavoratori del grande magazzino milanese. Tuttavia, Vito aveva intenzione di proporre alla donna di lasciare Milano insieme e trasferirsi in Australia, dove avrebbero potuto iniziare un nuovo percorso di vita. Cosa succederà a questo punto? Maria deciderà di seguire il suo amato in Australia oppure si concentrerà sulla carriera lavorativa e l'offerta di Vittorio? Anche su questa storyline verrà fatta chiarezza nel corso dei nuovi episodi di questa stagione.